una zucchina. So che è una ricetta un po' strana. Vi trovate nel pieno della settimana del Black Friday di MyProtein, ma sono polipetti e seppie. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È mattina. Ormai i video iniziano con me struccata la mattina, perché finalmente varo la colazione, quindi vi voglio anche coinvolgere in queste mie nuove ricette. Ad esempio oggi ho appena finito di mangiare gli zoats. Praticamente è una ricetta che ho copiato spudoratamente dalle fit blogger, fit youtuber americane, e si tratta di avena, però con l'aggiunta di una zucchina. Sembra qualcosa di assurdo, infatti quando io lo vedevo dicevo che cos'è quella roba lì verde dentro. Però ho voluto provarlo e mi sono dovuta ricredere, perché la zucchina non si sente, dona un volume assurdo al piatto ed è una colazione molto soddisfacente e saziante. Praticamente ho preso una zucchina, circa 100 grammi di zucchina, e l'ho tutta tagliata a pezzettini. In realtà meglio sarebbe usare una grattugia, quella con i buchi larghi. Dopo averla tutta tagliuzzata, la metto in una pentola e la lascio cucinare con acqua 10 minuti, insomma il tempo di farla cucinare e ammorbidire. A parte, in una ciotola verso l'avena, che io prendo questa qui senza glutine di MyProtein, e i semi di chia. Quando le zucchine sono cotte e l'acqua è evaporata, aggiungo 150 ml di latte di mandorle. Voi potete usare qualunque latte voi abbiate, però io utilizzo quello di mandorle perché ha un gusto noccioloso buonissimo, ma a volte utilizzo anche quello senza lattosio di Luna, perché a me il latte normale dà fastidio sin da quando sono piccola. Mescolo un po' con un frustino e aggiungo 80 ml di albume. E qui è molto importante che con il frustino cominciate a mescolare a manetta, perché l'albume si deve cuocere ma non deve rapprendersi, perché sennò diventa una frittata. Quindi se voi continuate a mescolare si crea una specie di spuma e quella è la consistenza che cercate. Quando è ancora un pochino liquido e il liquido non si è asciugato troppo, verso l'avena e i semi di chia dentro, spengo il fuoco e mescolo. L'importante qui è cercare di giocare con la liquidità e consistenza, perché se si versa l'avena e i semi di chia quando è troppo asciutto non si amalgama. Quando ho ben mescolato tutto con la mia spatolina di silicone che prende tutti gli angolini, verso il tutto in una ciotola, e qui potete sbizzarrirvi, potete aggiungere del cacao in polvere, potete anche aggiungere delle proteine in polvere. Qui voglio un attimo chiarire che nel mio video precedente io ho parlato di proteine, ma non le ho assolutamente demonizzate. Il mio discorso era più sul fatto che c'è gente che pensa che assumendo proteine si diventa enormi, si dimagrisce, che facciano bene e che diventerai un figo della Madonna in 10 minuti. Però questo davvero non è necessario, dipende tanto dai gusti e da quello che avete in cucina. Un passaggio invece fondamentale è l'aggiunta di un cucchiaio di yogurt, che amalgamato e mescolato tutto il composto gli dà una cremosità pazzesca. Alla fine questo è il tutto. Se avete notato, questo composto, gli zoats, sono principalmente carboidrati e proteine. Quindi per completare il piatto, e questo è davvero un piatto completo, c'è persino la verdura, i miei toppings sono principalmente grassi, ad esempio il burro di mandorle e la cioccolata. Io ho questa qui che finalmente inizio ed è un regalo che ho ricevuto da uno di voi. Grazie. E poi io ho aggiunto anche del melograno perché mi piace tantissimo, insomma. Dipende dai vostri gusti, potete davvero sbizzarrirvi con i toppings e tutto. So che è una ricetta un po' strana, qualcuno dirà perché ci metti la zucchina. Io ho voluto provare e non ne sono rimasta assolutamente scontenta. Mi è piaciuta e sinceramente la rifarò e la riproporrò e la rivoglio. E basta, adesso ho finito di fare colazione, prendo il caffè. Me lo chiedete spesso, sì, io bevo caffè 2 al giorno, dopo colazione e dopo pranzo. E a volte anche all'università, quando sono in mezzo alle lezioni, un caffettino al bar ci scappa. Succede. Io oggi vi porto con me in quello che mangio e in quello che faccio. Ad esempio adesso andiamo in palestra. Ciao a tutti, questo non è proprio un video workout o commentato, ma volevo innanzitutto ringraziare a chiunque mi ha dedicato un po' del suo tempo per scrivermi e darmi consigli su come eseguire la barchetta. In uno dei miei video precedenti avevo fatto vedere questo esercizio e la parte della mia schiena appoggiata a terra non era appoggiata a terra, anzi faceva una
pericolosa, curva, e tutti mi avete detto che non andava bene, che dovevo migliorare la posizione. Voglio ringraziare quelle persone che si sono appunto sprecate nel darmi consigli invece di criticarmi e basta, però vabbè, perché grazie ai vostri consigli mi sono molto concentrata in questo allenamento sul cercare di tenere la schiena totalmente stesa a terra ed evitare che si formi quella curva lombare. Devo dire, mia discolpa, che le curve della mia schiena sono molto pronunciate, quindi mi risulta davvero davvero difficile fare questo. Infatti, come vedete anche qui, nonostante io cerchi di limitarlo al minimo e mi ci stia davvero impegnando, vedo comunque quello spiraglio sotto la schiena. In ogni caso, cerco di aggiustarmi nel momento in cui sento di aver perso la schiena. E sinceramente ho sentito davvero la differenza. Lo sento molto di più questo esercizio nell'addome alto. Quindi mi raccomando, se volete provare a fare la barchetta, state attenti a tenere la schiena perfettamente incollata a terra e non creare quella curva lombare che io sto cercando di combattere. Sono appena tornata a casa dalla palestra e mi preparo il mio pranzo zero sbatti degli ultimi tempi. E ne approfitto anche per rispondere a una domanda che mi è stata posta molto spesso nell'ultimo periodo, cioè come utilizzo i burger di Zerbinati che mi sono arrivati. Li ho provati tutti e vi annuncio che il mio preferito è quello con spinaci e verze. Dopo viene quello con radicchio rosso e patate, quello con carota e zenzero e infine quello con zucca e rosmarino. Nonostante il mio amore per la zucca, non ho sentito così tanto il gusto della zucca. Allora, guardando i valori nutrizionali, noto che sono principalmente carboidrati, perché comunque contiene quinoa, patate, legumi, fibre e verdura, quindi io la considero come una parte di carboidrati, però anche come fonte di verdura. Io solitamente ne mangio uno, anche perché considero il fatto che costano 3 euro, quindi mangiare tutte e due e abbinarci qualcos'altro renderebbe il pasto molto costoso. E lo abbino a delle patate. Io utilizzo le patate dolci perché ne ho comprate a bizzeffe, una fonte proteica con pochi grassi, perché comunque queste ne hanno abbastanza. Come fonte proteica oggi scelgo un abbinamento che sto amando, che sono i fiocchi di latte, però mixati alla ricotta. A me i fiocchi di latte non piacciono tantissimo, lo ammetto, però sono un'ottima fonte proteica. E ho scoperto che abbinandoli alla ricotta il gusto cambia e diventano molto più mangiabili. È un pasto molto easy, veloce, perché ho fame, non ho voglia di cucinare. Ti mi ha aiutato a tornare a casa. Pranzo zero sbatti, pronto. La novità è ribellione verso le auto. Perché non parlo? E su Netflix mi sto affogando tantissimo con i documentari. Ad esempio adesso sto guardando quello di Amanda Knox, ma ce ne sono davvero tantissimi, molto interessanti, e tantissimi anche sull'alimentazione. Scusate, ma non mi sono struccata bene, è tutta doccia. Buon appetito! Per merenda, se così si può dire, visto che è passata soltanto un'ora, ma ho già fame, mangio questa barretta senza lattosio, senza glutine, senza soia, senza zuccheri aggiunti, quindi fantastica. Cui ingredienti sono soltanto grano saraceno, datteri, nocciole, fave di cacao, massa di cacao, mandorle, more di gelso. Questa marca è buonissima, ho assaggiato quella limone spirulina ed è fantastica. Sinceramente non so dove si può comprare perché me l'hanno regalata, però spero e penso da natura sì. Se state guardando questo video dalla settimana che va dal 20 al 24 novembre, vi trovate nel pieno della settimana del Black Friday di MyProtein e questa settimana ci sono degli sconti pazzeschi. Mi sono stati dati un paio di codici da utilizzare per avere degli sconti. I dettagli degli sconti li trovate nell'info box qui sotto. Io comunque vi do i codici e voi inserite quello che poi alla fine vi dà un maggiore sconto sulla spesa, perché alcuni codici si applicano a certi prodotti e altri no. Questo è per voi, mentre se volete fare il favore a me non interessa il codice che usate, potete usare qualunque, anche quello di un altro. A me la cosa che dà ritorno è l'utilizzo del link che vi metto, anzi ve l'ho aggiornato e vi ho messo quello diretto alla gamma naturale. Per questo motivo ho pensato adesso di farvi vedere i miei preferiti, anche per darvi alcuni consigli su cosa acquistare, su cosa provare,
per approfittare di questi sconti e questi prezzi stracciati. Iniziamo dalle granaglie, come le chiamo io, quelli che vi consiglio davvero di provare, che sono poi da mettere come topping sullo yogurt a colazione o come snack, sono il polline, semi di canapa, mandorle, tutte le altre noci che potete immaginare, anacardi, noci, walnuts. Questi sì, li potete trovare al supermercato, da natura sì, ma solitamente su MyProtein costa di meno. Poi vorrei passare alle farine che utilizzo per fare i pancakes, perché qui è davvero il mondo in cui mi sbizzarrisco e provo tantissimi gusti diversi. Alla base c'è la farina di cocco. Questa è una farina fondamentale che io amo. Non è il cocco rapé. La farina di cocco è proprio farina bianca, sembra farina di riso, ma ha un aroma, un gusto cocco, ed è quella che rende i pancakes molto gustosi e vaporosi. Quindi assolutamente consigliata alla base di tutti i pancake. Su questa poi io aggiungo le diverse farine. Ad esempio di grano saraceno, che rimane molto morbida negli impasti, infatti ci faccio anche le mie pizze in padella quando ho voglia di pizza. E poi in realtà ho provato un po' tutte le farine, quella di amaranto, quella di teff, e sono tutte diverse ed hanno gusti diversi agli impasti. Una cosa che sto utilizzando tantissimo per i miei pancakes per dolcificarli quando ad esempio non ho le purè di frutta è questa, la polvere di barbabietola. È praticamente 42 grammi di zuccheri, ma ovviamente naturale, della barbabietola. Dà un gusto buonissimo ai pancakes, dà quel gusto terra che piace a me. E poi ci sono tutti gli altri powders, farine particolari, agli semi di zucca, la lucuma, berry powder, matcha. Sono tutte farine superfoods che, se trovate a poco prezzo e volete un po' divertirvi e sbizzarrirvi con i gusti, io vi consiglio di provare. Qualcosa che non può mancare nella mia dispensa è il burro di mandorle. Allora, innanzitutto voi mi avete visto nel video precedente aprirlo, vi vorrei far vedere, sono già a metà, è una dipendenza. Io amo lo smooth. Quando comprate il burro di noci vi consiglio di stare attenti, perché ci sono alcuni che hanno tra gli ingredienti non solo le noci ma anche l'olio di girasole. Io personalmente preferisco quelli 100% noci, come questo mandorle al 100%. Poi decidete voi. Ma sul sito ce ne sono tantissimi: triple nut butter, burro di anacardi, burro di arachidi, eccetera. Se siete alla ricerca di uno snack, invece vi consiglio le Organic Raw Bar, con ingredienti pochissimi: datteri anacardi, sciroppo di datteri, che è un dolcificante naturale, cacao e uvetta. Sono principalmente carboidrati, quindi un sostituto della frutta. Non sono proteiche, non hanno tantissime proteine, quindi nel caso sono buonissime da mangiare insieme allo yogurt. E infine una cosa che consiglio sono questi, quelli che mi avete visto aprire nell'ultimo video, ma sono praticamente dei cioccolatini al 100% cacao. Quindi invece di comprare magari la barretta al supermercato, se non la trovate, ci sono questi che sono dei cioccolatini. In campo di abbigliamento, che mi avete chiesto anche di fare i miei preferiti sull'abbigliamento, ci sono due gamme. La gamma senza cuciture sono ad esempio questa maglietta o i leggings. I leggings sono molto pesanti, quindi se li volete mettere in palestra, adesso è una palestra molto fredda, però sono ottimi per chi ad esempio va a correre fuori d'inverno. Mentre i flow e gli heartbeat non sono proprio in tessuto tecnico, sono più simili a un materiale tipo cotone, quindi sono più mettibili in palestra anche magari d'estate. Le mie taglie, allora, io dei leggings indosso la XS, delle canottiere la XS, mentre dei reggiseni la S. Spero che vi sia stato utile questa breve guideline, guida dei miei preferiti. Continuiamo con il video. Cena questa sera ho voluto fare qualcosa di particolare, non so se si vedono, ma sono polipetti e seppie che compro surgelati alla Metro. Li ho prima fatti bollire e poi buttati in padella con del sugo di pomodoro, e adesso li sto facendo saltare, amalgamare per fare una specie di guazzetto. A parte invece ho preparato due salsine. Questa è una specie di hummus, praticamente sono ceci frullati, e qui dentro la crema di avocado, che voglio mangiare spalmata sulle gallette. Le ho preparate semplicemente frullando insieme a del succo di limone e delle spezie come il pepe e il peperoncino in fiocchi. Siamo né io né te, ma tu mi è giusto ringraziarti. Per me è così, sì. È stato un paio d'ore fa, dimostrando... Visto che non mi...